due verticali, una sul mezzogiorno, specifica sulle aziende digitali del mezzogiorno, e una invece che copre tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal settore di appartenenza. Sono due fondi di investimento, ciascuno con una dotazione autonoma di 25 milioni, quindi per un totale di 50 milioni, ai quali si aggiunge un fondo di seed capital di 10 milioni. Un fondo di seed capital è un fondo che investe anch'esso nel capitale di aziende giovani, le chiamiamo le start-up, quindi nella prima fase del loro ciclo di vita, però in una fase ancora più acerba rispetto a quella dei fondi venture capital. Sì. Tanto invece il mezzogiorno guarda solo fondi, solo aziende digitali. È proprio specifico per questo tipo di operazione, è anche un'operazione molto originale, perché è il primo caso di coinvestimento pubblico privato nel venture capital. Noi investiamo soldi che per metà sono dell'Intesa San Paolo e per metà sono dello Stato, allora del Ministero dell'Innovazione. E gli altri due fondi invece sono cross technology, investono quindi su tutto lo spettro della tecnologia, principalmente nanotecnologie e medical devices, ed elettronica. Il rapporto, tra virgolette, informale con più o meno tutti i centri di ricerca e tutte le principali università italiane, soprattutto quelle che sono attive nella ricerca e nel trasferimento della tecnologia verso il mercato, e abbiamo anche rapporti più strutturati, ad esempio abbiamo, soprattutto con gli incubatori, abbiamo una partecipazione attraverso il nostro fondo Atlante Seed in H-Farm, che è forse il più famoso e il miglior esempio di incubatore italiano, incubatore del Nord-Est, che aggrega un po' il salotto buono della finanza del Nord-Est con lo scopo di investire in startup. Ne posso citare due che sono molto interessanti, una su Atlante Ventures Mezzogiorno, che è Admantix, che è un'azienda che ha sviluppato, è a Napoli, ha sviluppato un motore semantico, cioè un motore di ricerca basato non su parole chiave, un motore di ricerca Google. Sì. Un motore di ricerca basato non su parole chiave come fa Google, ma sul significato di quello che si sta cercando. E con questa azienda siamo già andati negli Stati Uniti, abbiamo aperto una filiale negli Stati Uniti e l'abbiamo messo anche per il Tisone, per dire. Ed è molto interessante, lì vediamo delle ottime prospettive. Un'altra è Silicon Valley System, che abbiamo fatto invece con un fondo Atlante Ventures, che quindi non è al sud e non è digitale. Ed è una startup molto interessante nel biomedicale, che ha sviluppato, sta perfezionando, ma ha già sviluppato una serie di applicazioni molto interessanti, la più forte delle quali probabilmente è un metodo non invasivo per l'amniocentesi, che potrebbe avere un potenziale di mercato che non è ancora maturo, io credo, per questo tipo di attività, ma perché è il mondo che non è maturo per il venture capital. Noi anche informalmente facciamo molta attività partendo dalle scuole, nelle scuole e nelle università, proprio per avvicinare la trasmissione della cultura alle start-up tecnologiche che incontriamo. Crediamo che questa cosa fatta su scala continua, fatta con costanza e con efficacia, come mi sento di dire che sappiamo fare, potrà portare risultati importanti, non nel brevissimo periodo. Stiamo parlando anche di scuole superiori o anche solo di università? Superiori. Le dico un esempio concreto: a Napoli dal prossimo anno, io sono napoletano, sono basato lì, dal prossimo anno con il Ministero, con il MIU, stiamo avviando una collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per andare nelle scuole a raccontare il business plan e a far incontrare i ragazzi con le start-up tecnologiche che noi sappiamo creare. È veramente un tentativo di creare un ecosistema delle start-up partendo da un mondo che è correlato immediatamente successivo all'università. Il fondatore di Innovation Lab, che è Augusto Coppola, va in giro per tutte le università italiane, io l'ho portato a Napoli, a raccontare ai ragazzi come si fa impresa, quindi a stimolare il loro spirito di autoimprenditorialità. E qui poi abbiamo visto anche, come lei ha citato, il caso Confindustria e Scuola, dove una startup di 6 ragazzi dell'ultimo anno di un istituto tecnico hanno pensato una cosa anche abbastanza intelligente, basata sul riciclo di mozzicone di sigaretta.
cioè una settimana, una cosa molto interessante che è Alice Camp, che è una sorta di, è un weekend in cui un gran numero di aspiranti start-upper si confrontano e confrontano i propri progetti, li mettono in discussione, si ricompattano con l'obiettivo di uscire dopo 2 giorni con dei progetti che siano già un minimo strutturati. Io faccio da mentor ai ragazzi in aula, sono 2 giorni molto intensi.